Loro hanno avuto intanto un giorno in più perché hanno giocato un giorno prima. È partita dura, è difficile contro una squadra che ci sta sopra e che è scorbutica, una squadra ben attrezzata che gioca comunque un calcio assolutamente efficace, che negli ultimi tempi ha anche cambiato modulo e che quindi non sappiamo nemmeno come venga a giocare. Però dipende anche da noi, soprattutto da noi, dal nostro atteggiamento, da quello che noi sappiamo fare in campo, quindi mi aspetto una partita difficile, ma che assolutamente possiamo fare nostra qualora giocassimo così come dobbiamo al 100%. No, Terlizzi vedremo domani tra Caldara e Martinelli, uno dei due giocherà, quindi vedremo ancora, non abbiamo deciso. Cristian è un giocatore importante per noi, lo sapete, è un trascinatore, è un giocatore per la categoria importante, però il sostituto sicuramente farà benissimo. E per quanto riguarda il centrocampo, noi abbiamo cambiato in questi ultimi tempi, abbiamo giocato 2 a 3, abbiamo anche cambiato qualche uomo, abbiamo due giocatori fuori come Feore e Scozzarella, ormai da un po', quindi abbiamo cercato di adattare il giocatore ad un tipo di gioco che magari non è congeniale a loro, in base anche agli avversari, quindi abbiamo dovuto far giocare anche qualche giocatore che non stava bene fisicamente. E questo purtroppo ha portato anche a una specie di logorio fisico di qualcuno. Ci sono giocatori che magari per certe partite possono andare benissimo e per altre magari non tanto. Dobbiamo valutare tutte queste cose. Individualmente sono contentissimo, ma anche sotto l'aspetto dei reparti sono abbastanza contento perché comunque se consideriamo che sabato è stata una partita veramente strana dove abbiamo giocato il nostro buon calcio, abbiamo sfiorato più volte il 2-0, non abbiamo preso gol né per centrocampo né per altre situazioni, ma sono state situazioni che hanno un po' coinvolto tutta la squadra. Centrocampo eravamo abbastanza messi bene e poi che se ne dica per quanto riguarda i tre difensori che abbiamo messo, Daniele Martinelli è entrato a mille, ha fatto benissimo. Quindi il problema non è stato né Daniele né la difesa a tre, perché sapete benissimo quante volte mi avete detto: Mister, ma come mai non ci siamo messi a tre negli ultimi minuti perché potevamo recuperare? Adesso ci siamo messi a tre invece, il contrario. Quindi sono anche coincidenze, sono situazioni che possono capitare. Io sono contento di quello che stanno facendo i centrocampisti in questo momento perché, ripeto, sono giocatori giovani, vedi Zampa, vedi Aramu. Maurizio sta giocando con grande continuità, anche magari se precedentemente non è stato benissimo. Quindi, ripeto, dobbiamo riproporre l'atteggiamento che abbiamo avuto per tantissimo tempo contro il Modena e che magari alla fine ci ha portato, è vero, 0 punti, ma abbiamo portato una prestazione importante a casa. No, salute fisica, penso che abbiamo vinto una marea di partite negli ultimi 15 minuti, quindi no, non ci hanno assolutamente surclassato sotto l'aspetto fisico. Dovremmo dire anche che gli avversari sono forti e che probabilmente spesso sono anche più bravi di noi. E quindi dobbiamo farcene una ragione. E io sono contentissimo dei ragazzi che ho, della mia squadra, però è evidente che giochiamo con una squadra assolutamente rimaneggiata. Quando giochiamo con giocatori che magari non hanno giocato da un bel po' di tempo, negli ultimi istanti prima della partita non possiamo sfruttare un giocatore perché sta male, inventiamo settimanalmente l'attacco, non è facile, io non voglio giustificarmi, assolutamente, però se consideriamo che l'ultima in classifica, che è Cittadella, ha in attacco Skriniar, Coralli e non so chi, e noi purtroppo non abbiamo perché abbiamo due giocatori importantissimi infortunati. Dobbiamo anche considerare queste cose. Dobbiamo considerare che gli avversari sono forti e quindi ogni partita è difficile. Se andiamo a vedere la rosa del Modena, voglio dire, e noi purtroppo in questo momento siamo contati. Quando recupereremo tutti i giocatori sono discorsi che possiamo fare. In questo momento io sono felicissimo di quello che la squadra sta dando. E soprattutto perché abbiamo risultati importanti ad oggi. Non dimentichiamo che rispetto all'anno scorso, che avevamo a parità, dico, in questo momento la rosa quasi al completo, abbiamo 2 punti in più rispetto all'anno scorso. E non considerando quello che ci è successo anche
di punti che abbiamo lasciato, e non solo per colpa nostra, ne avremo veramente molti di più. Quindi sono contento. Dobbiamo valutare anche queste cose. Noi abbiamo costruito una squadra puntando molto su Matteo, che non c'è da un po' di partite, su Scozzarella, che non c'è da un po' di partite, su Junco, che non c'è da tutta la stagione. E quindi, però ripeto, sono contenti. Quello che stiamo facendo veramente c'è del miracoloso in quello che stiamo facendo. Sono felicissimo per i ragazzi, veramente. Ma loro hanno cambiato, hanno giocato a 3 in difesa e quindi a 5 o a 4. Hanno giocato con il trequartista facendo un 4-3-1-2, hanno giocato con il 3-5-2 classico che facevano anche l'anno scorso, quindi possono fare tutti e due i moduli. Devono avere un atteggiamento aggressivo e propositivo come sempre, l'atteggiamento che conta. Poi i moduli contano pochissimo, veramente vi dico. È normale che in base al modulo ci sono delle piccole sfumature che deve andare ad aggiustare, ma l'atteggiamento è quello che conta. Quindi io mi aspetto una squadra che sia diciamo feroce in fase difensiva, che sa ripartire con un attacco importante, con Castaldo che è sempre un uomo pericolosissimo, centrocampo a tre quasi sempre che è propositivo ma anche molto difensivo. Cioè, tu pensi Quindi come voi loro cercheranno di avere altri ritmi per fare la partita penso che sia con una altre squadra, velocità. è una squadra abbastanza aggressiva, è una squadra anche abbastanza fisica, quindi sarà una partita dura per tutti e due, credo. Risultato aperto veramente a tutti, aperto a tutto, ecco. Io non accenno queste cose perché non mi piace piangermi addosso, da sempre, ma nella vita quotidiana sono così, non solo professionale, nella vita normale, fuori dal campo sono così. Sono una persona molto ottimista, vedo sempre il lato positivo delle cose, valutando anche quello negativo, altrimenti non migliori, quindi sono molto ottimista. Non accenno a queste cose prima di tutto perché farei un torto ai ragazzi che giocano, perché significherebbe che forse quelli che stanno fuori sono più bravi e sono migliori e questo non va bene, e quindi, anche perché non lo credo nemmeno io. Però io voglio scegliere. Non su 18 giocatori, ma voglio scegliere su 26 giocatori, questo me lo dovete Ti abbiamo concedere. dato atto che con questi E giocatori quindi, ripeto, non mi piace piangere addosso, piangermi addosso, mi va bene così perché gli infortuni ci stanno, le squalifiche ci stanno, dobbiamo prenderne atto, però ripeto, sono contento. Per quanto riguarda gennaio, credo che si farà qualcosa, il direttore è assolutamente in grande movimento, abbiamo già parlato. Sappiamo che dobbiamo fare qualcosa perché vogliamo stare tranquilli e perché vogliamo divertire il pubblico, divertirci noi e vogliamo, ripeto, non soffrire fino all'ultimo e perché vogliamo che nel momento in cui ci dovessero essere problemi di infortuni o squalifiche, vogliamo una panchina lunga e di qualità. Scozzarello all'avvio o rimane? Scozzarella è un giocatore che si sta curando e che dal 5 gennaio si aggregherà a noi. Così come penso anche Junco, a gennaio si aggregheranno a noi, poi queste sono valutazioni che dobbiamo fare, che deve fare la società, il direttore, naturalmente dovrò dire la mia anch'io. Però adesso, ad oggi è tutto fermo così perché Scozzarella Cosa è entrato? mancò su rientrato, domani starà con noi, e non è un giocatore che sicuramente avrà 90 minuti, però lo porteremo con noi. No, non credo. Se così fosse stato, Terlizzi ci avrebbe pensato più di una volta a fermare Granoce in quella situazione dove magari il Modena poteva veramente rendersi pericoloso. Quindi i diffidati sono diffidati, rimangono diffidati sulla carta, ma quando si va in campo i giocatori dimenticano Sì, tu tutto. diffidati, Sì, vabbè, ma io sono buono, nel sì, senso buono. che ho preso le diffide solo perché hanno preso degli abbagli gli altri. Posso fare la tua E domanda? perché ora lui vuole fare la domanda. Perché Giacomo vuole fare la domanda adesso perché ha saputo che Mancoso sarà dei nostri. Domanda. Ad averne di questi problemi. No, se una volta tanto toglielo perché è veramente cattivo e sei cattivo. Poi Marcone, io, e non è che lo sto dicendo adesso perché voi siete testimoni, per me è un grande portiere. È un ragazzo del 93 che ha avuto un momento di appannamento, ma è un giocatore su cui abbiamo puntato e crediamo ancora. E
Ed è un giocatore che ha dimostrato a Modena quello che vale e soprattutto ha grandissimi margini di miglioramento. Ti voglio solo dire che non è detto che gli diciamo di sedersi, quindi domani vedremo. E in ogni caso c'è una concorrenza bellissima tra loro due, sono grandissimi amici, leale e che fa bene assolutamente al gruppo. Poi noi decidiamo chi gioca, senza nessun tipo di problema, si siede Marcone, si siede Gomis. Così come ha fatto Marcone all'inizio, potrebbe fare commissi, questo è, ripeto, un problema che noi non ci poniamo, però sono contento di avere in questo momento due portieri che se la possono e se la stanno giocando alla grande. Non so se si può parlare poi di turnover o. No, noi abbiamo detto che il nostro obiettivo iniziale era quello di fare meglio dell'anno scorso in generale. E considerando che l'anno scorso abbiamo chiuso il girone andato a 29 punti, vogliamo quantomeno arrivare a quella, quantomeno, dico, a quella cifra, addirittura superarla, quindi vuol dire che già stiamo facendo meglio dello scorso anno. Poi vedremo, ma tabelle non ne facciamo perché comunque il calcio è così imprevedibile che non puoi fare tabelle. Tra l'altro la tabella secondo me ti disturba la mente, ti deconcentra rispetto a quello che devi fare poi in campo. No, non ci avevo fatto caso. Non lo cambio più. Non lo cambio. Domani se dovesse giocare prima di cambiarlo lo vedo. No, 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 non è. Guarda, ti dico la verità. Spesso quando lo cambiamo, quando Simone Basso viene cambiato solo ed esclusivamente perché è stanco. Considerando il fatto che lui è stato 2 mesi fermo e che è rientrato a fare subito 90 minuti, tranne la partita con il Frosinone dove è entrato a partita in corso, ha fatto quasi sempre. Ha fatto sempre il titolare, non è facile recuperare e stare fermo 2 mesi e fare 90 minuti. Quindi. E ogni volta che è uscito Simone abbiamo giocato con un centrocampista in più o addirittura con un difensore di Modena in più. Quindi come equilibrio avremmo dovuto essere molto più equilibrati. Io ti dico la verità, non ci avevo fatto questa cosa, ma Simone quando esce è perché veramente è stanco, perché lui per noi è veramente un giocatore importantissimo, un giocatore che dà equilibrio ma soprattutto che dà grande qualità al nostro gioco. Però potevate chiedermelo dopo la partita del Modena invece di oggi, è passato così tanto tempo. No, però è semplicissimo, guarda, prima di tutto Citro in quell'occasione con i giganti del Modena perché erano tutti altissimi. E visto che loro si dovevano chiudere dentro, avrebbe veramente dato poco. Secondo, nel momento in cui abbiamo battuto la palla si è fermata solo al 92esimo. Avrei dovuto fare il cambio, spezzando il ritmo, perdere 30 secondi e poi non sapevo nemmeno se l'arbitro ci dava altri 30 secondi in più. Abbiamo preferito mettere davanti Terlizzi, fare la seconda punta con Abate e cercare la spizzicata di testa di Terlizzi, che 2 o 3 volte l'ha fatta anche bene. E quindi non, secondo me la situazione non serviva più, un uomo in più, un uomo in meno lì non serviva. Siamo ritornati a giocare 4-4-2 con le 2 punte esterne, 2 centrali, i centrocampisti buttati tutti dentro. Quindi veramente con una difesa così chiusa e così schiacciata abbiamo pensato di non farlo più entrare. Era pronto per entrare, ma poi abbiamo deciso di non farlo entrare. Solo questo. Sì, ma poi ho pensato che con le palle alte avrebbe potuto fare veramente poco. Diversamente quando è entrato con lo Spezia, dove c'erano tanti spazi e via dicendo. Grazie a tutti.